Per il 150° anniversario della morte di Manzoni arriverà anche il pronipote al Teatro Sociale, giusto? Assolutamente, Gian Ruggero Manzoni, che è proprio legato e ci racconterà tutta la storia della famiglia Manzoni da Alessandro fino ai giorni nostri, quindi sarà un excursus molto interessante e insieme con lui verrà anche il preside del collegio, che per tutti gli adolescenti è una star, il preside del talent di Rai 2, Paolo Bosisio, che è stato in realtà anche il mio professore di storia del teatro con cui mi sono laureato e che è il più grande esperto del Conte di Carmagnola che abbiamo in Italia, perché ha curato l'edizione Einaudi e ha anche fatto da assistente alla più importante degli allestimenti curata al Piccolo Teatro negli anni 90, ma soprattutto il giovanissimo Paolo Bosisio, neolaureato, era presente qui al Teatro Sociale di Busto Arsizio in occasione del convegno sul Carmagnola fatto nell'84 da Delia Caielli. E poi farò anche io un mio spettacolo dedicato al Carmagnola che andrà in scena l'11 di maggio, di cui parleremo durante il convegno di venerdì di 10 marzo e che poi presenteremo al Teatro Sociale l'11 maggio. E l'altro appuntamento è sempre venerdì sera 10 marzo lo spettacolo Maclodio a cura della Compagnia dei Sognatori della professoressa Rizzo del Liceo Classico Crespi, quindi insomma una bellissima manifestazione per celebrare il nostro autore più importante della nostra letteratura attraverso la sua opera meno conosciuta che è il Conte di Carmagnola, ma che è di estrema attualità per il tema della guerra che sicuramente ci riguarda e ci tocca tutti da vicino.